Solo due parole per chi non conosce Rodrigo. Rodrigo, appunto, il Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste ha una lunghissima tradizione. Siamo arrivati alla 32esima edizione. Considerate che è praticamente una finestra sulla cinematografia latinoamericana in Italia, e anzi è la finestra, perché naturalmente è una, prese, ha una, diciamo, la, una scelta di film, sia contemporanei ma anche retrospettive, ha una sezione di documentari, una sezione di corti, quindi veramente è un panorama amplissimo. Rodrigo è consulente di diversi festival cinematografici, i più conosciuti sono senz'altro il Cinema di Locarno, il Festival di Venezia, il Cinema Indipendente di Torino, ma ha anche collaborato con il Future Film Festival di Bologna e il Cima America di Genova sull'immigrazione. Naturalmente poi anche selezionatore proprio per questi festival, in quanto collabora appunto con vari festival cinematografici in America Latina, cito solo quello di Viña del Mar o di Cartagena. Quindi a questo punto gli diamo la parola e avrà circa una ventina di minuti per un po', metterci nel contesto di questo film e della cinematografia, diciamo, argentina, che è molto molto fiorente. Allora accogliamo con un applauso. Sì, io confesso che non è facile fare una panoramica in 20 minuti sul cinema di uno dei tre paesi che producono più cinema in America Latina. Chissà la mia speranza è poter dare un'idea della dimensione, dell'importanza, del ruolo e della presenza sul piano internazionale del cinema argentino. In America Latina noi possiamo dire che ci sono tre paesi dove il cinema è veramente un'industria: l'Argentina, il Brasile e il Messico. Nel resto del continente si produce buon cinema, in alcuni paesi hanno una salute ottima, come il Cile, il Perù e la Colombia. Però non sono una vera e propria industria. In Argentina, grazie come dire, ai traguardi raggiunti negli ultimi 10 anni, in particolar modo nel periodo sia di Kirchner che di Cristina Fernández, si sono ottenuti delle leggi importanti che hanno reso intanto l'Istituto del Cinema indipendente nel suo finanziamento, tutte le televisioni, i canali, il diritto all'antenna, come si dice, una percentuale alta di questo diritto che devono pagare al fisco va a finire all'Istituto di Cinema in Argentina. È stato messo in discussione adesso da Macri, ma la ribellione del mondo del cinema, che ripeto è un'industria, ha fermato il tentativo di impedire l'indipendenza del cinema argentino, perché poi l'indipendenza vuol dire la possibilità che i talenti possano davvero realizzare il loro sogno, il loro progetto, portare al cinema le idee, progetti, programmi, lavori che a volte sono preparati, che la preparazione implica anni. In genere è molto curioso che nel cinema argentino spesso colui che fa l'opera prima la spunta con l'opera prima. In genere è inevitabilmente all'incontrario. Metto un solo esempio all'incontrario, Paolo Larraín. Paolo Larraín, il primo film suo, Fuga, l'unico festival che lo programmò in Europa è stato Trieste. Io ho visto la mano in Paolo. Il film aveva dei buchi, dei problemi di sceneggiatura, però si vedeva che il ragazzo sapeva filmare. Da lì in poi è andato lontanissimo con il secondo film,
era in programma alla Quincen de Cannes, ha vinto lo stesso film il primo premio a Torino e così via. In Argentina, gente come Carlos Sorín, con la película del Rey, anno 87, credo, ha vinto il premio speciale della giuria a Venezia, Trapero con Mundo Grúa, no? Che non era in concorso, era nella settimana della critica a Venezia, ma ha vinto tutto quello che poteva vincere. Ma la cosa più importante per Trapero è che ha vinto la visibilità, cioè tutto il mondo sapeva chi era dopo il passaggio suo a Venezia. E questa è l'efficacia di alcuni appuntamenti che sono una vetrina molto importante che possono rappresentare il tuo futuro. No? Nel caso di Trapero, indubbiamente fu il suo futuro. Ora, nella cinematografia argentina c'è una varietà tematica che non c'è altrove. Lo dicevo prima a alcuni amici qua presenti che il film come quello che vedrete oggi è difficile che possano essere concepiti altrove, in altri paesi dell'America Latina. Mi veniva in mente XXY di Lucia Puenzo, la figlia dell'Oscar, no? Anche quel film, per esempio, era difficile che fosse concepito fuori dalla cultura argentina. E, in Argentina, per esempio, un dato molto curioso per chi ha seguito lo sviluppo e la produzione cinematografica di questi anni, sui diritti umani, loro hanno creato un vero e proprio genere cinematografico. Cioè ogni anno sui diritti umani in Argentina ci sono da 10 a 15 film, magari l'80% sono documentari, ma trovano sempre l'idea per poter realizzare un qualcosa di interessante. Cosa che non avviene altrove. Solo ora altri paesi ci si azzarda a realizzare film con tematiche che erano una sorta di proprietà argentina. Per esempio, se qualcuno ha visto il film Rara, film cileno che era a Berlino l'anno scorso, è una storia, una problematica lesbiana, no? O lesbica, come dice, lesbiana o lesbica? Lesbica. Sono film che però trovano una grande difficoltà ad avere un spazio nella distribuzione interna. Invece in Argentina, nonostante il monopolio statunitense, a cui non scappa nessun paese latinoamericano, salvo Cuba, la politica di diffusione, di indipendenza dell'Istituto Cinema Argentino ha permesso che ci sia lo spazio INCAA. E l'INCAA è l'Istituto Nazionale di Cinematografia e Arte Audiovisuale di Argentina. In ogni provincia ci sono almeno 3 o 4 sale di cinema che si chiamano Spazio INCAA e dove naturalmente viene riservato una programmazione che riguarda il cinema nazionale. È poco, però è già un qualcosa. Ciò che sta accompagnando in questi anni alle poche sale cinematografiche è internet. Paesi come l'Argentina e il Messico hanno creato online delle finestre dove la gente si può sottoscrivere, non paga e vede il cinema o nazionale o latinoamericano. Non si può vedere da qua purtroppo perché la banda non lo dà, non lo permette. E da 15 giorni una sorta di Netflix lo ha creato anche il Cile, anche in questo caso gratuito. E questo compensa naturalmente la logica del monopolio che permette o che rende possibile vedere quasi solo cinema americano
e quasi niente di cinema europeo nel continente. È una battaglia disuguale che però trova attraverso diciamo, le nuove tecnologie la possibilità di compensare ciò che il monopolio impedisce, no? E quindi in Argentina è già da 2 anni che c'è questo spazio che si chiamava Odeon, adesso le hanno cambiato nome, e permette a tutti di poter vedere il loro cinema. Non è poco, ripeto, perché è una battaglia molto disuguale, è una battaglia molto, come dire, in salita, e non c'è legge ancora oggi che possa alterare la situazione che si è creata nel tempo. Ora, e questo naturalmente fa sì che molti talenti siano conosciuti più fuori che non dentro il paese, e gli stessi cineasti danno la battaglia per non essere per forza in internet. Per cui ogni opera argentina, prima di fare il lancio nazionale, attendono un qualche premio sul piano internazionale, perché questo, come dire, è pubblicità e genera la curiosità nel pubblico per poter vedere un'opera che ha ricevuto un riconoscimento internazionale. E questo è, per dare un'idea, di un paese che produce il doppio di cinema che produce l'Italia. Cioè, in Argentina sono circa 150-160 film ogni anno che si fanno. Ora, il tutto è stato anche agevolato dalla comprensione delle classi dirigenti un po' in ogni singolo paese. In ogni paese ormai c'è una legge sul cinema che prevede il finanziamento dei progetti. Sono in alcuni paesi è molto articolato, perché prevede la preproduzione, la produzione, la distribuzione, la pubblicità, cioè ci sono, come dire, a seconda anche le disponibilità economiche che destina ogni paese all'ambito culturale. E poi naturalmente in più paesi ci sono dei programmi che permettono che il cineasta possa accompagnare il film in certi appuntamenti dove è previsto, come nel caso di Trieste, l'ospitalità, ma non possiamo pagare il biglietto aereo. Però noi ci troviamo ogni anno con almeno una trentina di cineasti che vengono dall'America Latina pagando il biglietto aereo o un ministero o un programma di sostegno al cinema. E devo dire che perfino paesi come Repubblica Dominicana si è dotato di una legge di cinema, perché hanno capito che è un'occasione ottima di vendere il proprio paese. Il cinema è molto più facile che venda un paese che non le altre discipline artistiche, dove spesso occorrono, come dire, più tempi per un fotografo che sia conosciuto, è molto difficile. Oggi a me mi arriva un link, non so, al pomeriggio, me lo guardo e quasi in tempo reale. Cioè, la comunicazione funziona in un modo tale che io l'unica cosa che le dico ai cineasti latinoamericani, che quando iniziano la promozione della loro opera, lo facciano a tutti i festival che contano. Non uno alla volta, perché è molto pericoloso. Lo dico per esperienza, cioè io posso raccontare 1000 esperienze, diciamo, che ho vissuto nell'essere delegato o di Locarno o di Venezia o di Torino. Tempo fa a Cannes, io lavoravo con Marco Müller a Venezia, e Marco mi chiese di andare a vedere un film brasiliano di Cacá Diegues. Cacá Diegues è uno dei padri del cinema nuovo brasiliano, e mi ha detto: gli devi dire, poi quando avrai visto il film, che noi non selezioneremo il suo film perché Venezia non riceve scarti. Durissimo, eh?
Dico, insomma, mi fai alzare alle 7 perché il film era alle 8:30 del mattino per andare a dire sta roba. E mi fa, beh, è così. Allora sono andato all'Arcadia, all'Arcadia 1, finito il film, perché Cacà Diéguez ha commesso questo errore? Cioè, che errore ha commesso? Il produttore del film era un francese. Cacà Diéguez è un cineasta che nel mondo del cinema è arciconosciuto e quindi il produttore era convinto che Cannes avrebbe accolto il film perché lui era francese e perché Cacà Diéguez era noto. Invece fu scartato da Cannes e solo dopo che fu scartato, non fu selezionato da Cannes, il produttore inviò copia a Venezia. E allora è chiaro che Marco ha detto no, se me lo inviavi alle pari condizioni, chi arriva per primo sceglie. Se tu me lo invii dopo, io te lo scarto, perché noi non prendiamo scarti da Cannes. No? No, io metto un esempio, ci sono tantissimi altri esempi. Potevo fare un libro su queste esperienze che tento sempre di trasmettere ai latinoamericani perché possano, cioè, i festival sono la vitrina importantissima che permette vendere il prodotto, no? Cinematografico. Se un film non fa un certo tipo di percorso, quindi non si mette in visibilità, non viene conosciuto, nessuno lo comprerà. Non bastano i mercati. Ai mercati la gente va con la sua agenda che si prepara a priori e dove la logica sono i leoni, cioè sono coloro che le cinematografie che contano. Raramente un compratore avrà in agenda visionare un film equatoriano, boliviano, cileno, peruviano, argentino, salvo che il regista sia noto, no? Se non è noto non lo mette in agenda. Quindi il mercato serve fino a un certo punto, però se il film ha vinto Rotterdam, allora è un film che può interessare, no? Cioè, ci sono una serie di criteri che devono essere capiti sin dall'inizio. Cioè, la prima cosa è capire che la promozione è dall'alto verso il basso, non all'incontrario, perché all'incontrario non funziona. Cioè, se un film va a Toulouse, da lì non andrà a Cannes, da lì andrà da lì in giù, non da lì in su, no? Come parte il film? Io mi ricordo anni fa, se qua c'è qualche argentina, io mi sono trovato con Luis Ortega a Buenos Aires, che mi passò a prendere in albergo per andare a vedere il suo secondo film. Io gli domando se aveva a che fare con Palito Ortega, no? Che è argentino, sa chi è Palito Ortega. E mi fa, sì, sono uno dei suoi figli. E dico, e dove è Palito adesso? A Miami. Con mia mamma e con i miei altri 5 fratelli. Ha avuto 6 figli, Palito, non avevo idea. Comunque, mi diceva Luis questa storia, mi raccontava. E gli domando, ma Luis, e perché Caja Negra, che è un bellissimo film che lui ha fatto, non ha avuto nessun impatto internazionale? Per me era un film o per la settimana della critica a Cannes, o a Locarno, o a Venezia. Quello erano, da lì doveva partire il film. E da dove è partito? Da Toulouse. Dico, ma te lo hanno bruciato. E questo è l'ego dei direttori dei festival. Cioè, pur di far bella figura, bruciano un film. Perché dico, ma nessuno ti ha detto all'Istituto del Cinema che non si fa così, cioè che dovevi attendere, temporeggiare, che perdere un mese valeva la pena, perché Toulouse avviene a marzo e Cannes è a maggio, se attendevi un mese in più sicuramente era possibile poter avere una risposta da parte di Cannes o di Rotterdam, che è a gennaio. Beh, gennaio era troppo vicino, perché lui lo aveva presentato al Festival di Mar del Plata quell'anno. Cioè, è un dato non secondario. Con ciò che vi sto raccontando vi do un'idea che non basta fare un buon film. Occorre sapere tutte le regole che permettono di fare la promozione giusta, no? Che
è vero, non è che dipende da te, però devi provare quando il film ha certe caratteristiche e tu vedi che negli esperti locali c'è un giudizio di un certo tipo, devi rischiare e devi rimandare la partenza tentando che sia del più alto possibile, perché diversamente da lì si va verso l'ingiù, no? Ed è successo a Luis questa cosa con il suo bellissimo film, che non ha avuto, perché poi lui ha fatto altri due o tre film, ma sempre con fatica. Poteva essere come Trapero, perché molte cose si possono realizzare con mezzi economici a disposizione, e i mezzi economici arrivano se chi li mette e sa che può avere un tornaconto importante, ma se non vede, perché non è conosciuto il regista, non lo fa, e il regista deve procurarsi magari piccole cose e dover mettere, anziché 6 mesi, 2 anni per creare il fondo che permette di fare il proprio film. E in Argentina da anni i più talentuosi sono andati sempre fuori con una cartella a girare l'Europa per poter, a volte mi chiedono l'invito solamente per essere a Trieste con qualche cosa che magari non è la più importante, perché da qui, con il biglietto pagato dall'Istituto del Cinema, possono fare tutto un itinerario europeo per andare a contrattare con tutte le fondazioni, con tutte le istituzioni, con tutti i programmi che in Europa finanziano cinema, no? E se il cineasta ha fatto un film, uno che poteva essere motivo di interesse, sicuramente la porta sarà aperta, dopodiché il tipo di risposta potrà essere importante o meno importante, però alla fine in genere tutti i giovani che sono esplosi dagli anni 90 in poi, no? La maggior parte di loro si sono ispirati a Leonardo Favio, che chi conosce Leonardo Favio sa che al di là del suo peronismo, no, totale, no, è stato un grandissimo talento argentino, e rinnovò completamente il linguaggio e i generi cinematografici in Argentina. Prima di lui c'era la commedia, cioè, come dire, in Argentina, come in buona parte anche dell'America Latina, fino agli anni 60, o erano film storici, a volte erano molto pallosi, erano molto, no? Oppure la commediola, che non comunicava niente, sono scoppiati. Negli anni 60 sono avvenuti 2 o 3 fenomeni importanti. La rivoluzione cubana, con grandi cineasti, il cinema nuovo brasiliano, no? Alcuni registi messicani in un movimento totalmente individuale contro lo strapotere del PRI, il governo che finanziava a capriccio chi gli stava simpatico nel mondo del cinema senza nessuna legge, no? E poi la spunta un evento sintesi che è ancora oggi il Festival di Viña del Mar, dove si crea l'incontro fra i cineasti del continente per pensare a un programma e a un progetto, a un'identità che potesse, come dire, rendere grafico quello che diceva il fotografo di Glover Rocha, cioè il fotografo di Robert Rocha, che è il padre dei 2 grandi cineasti brasiliani, diceva che un film deve individuare la sua nazionalità dopo il 5º minuto di proiezione, no? Luis Carlos Barreto diceva questo, il padre dei 2 Barreto, no? Di cui uno è ancora in coma, credo, perché dopo l'incidente che ha avuto non si è più ripreso. Luis Carlos Barreto, il padre era fotografo di Glover Rocha, no? Io una volta ho avuto una cena nella casa della Gilma, no? La Gilma Rousseff, la ex presidente, e lì, in quella casa, in quell'appartamento, raccontava questa sua idea, questo suo modo di leggere e di giudicare il cinema. In Taretto vedrete questo, cioè dopo un minuto ve ne accorgete, chi naturalmente conosce Buenos Aires naturalmente
A me mi ha messo in crisi perché io adoro Buenos Aires, la ritengo l'unica capitale, e mi ha dato un pugno basso perché mi ha posto la domanda: vivresti in Argentina, a Buenos Aires? No, perché cioè, Buenos Aires è una città, per dare l'idea, che ha più di 400 compagnie teatrali. Ecco perché la quantità di attori, no, sono lì. Basta fare, come dire, capire, come si può dire, il soggetto, no? E capire chi può interpretare, perché l'offerta degli attori è enorme, perché la scuola fondamentale per tutto quello che è l'attuazione è il teatro, no? Nel cinema, diceva Leon Gieco, è l'arte più bugiardo che ci sia, no? Io ho invitato a Leon Gieco in giuria 4 anni fa. Lo ritengo il cantautore più umano che abbia mai conosciuto in vita mia. È venuto pagandosi lui tutto, voleva solo essere al Festival a Trieste. E Leone ha fatto un film, come dire, un'idea geniale. Ha aggregato 30 disabili, o diversamente, non so come li chiamano, voi li avete, trovate sempre le formule diverse per chiamare la gente che ha qualche difetto, no? O qualche debolezza, il sordo, il manco, il muto, il che so io, no? Ma tutti avevano un'arte, e con loro girò l'Argentina. Ma in realtà, lui mi diceva, sono stati 5 concerti, il film dall'idea di una ventina, perché il cinema è l'arte più bugiarda che ci sia, no? Nel teatro no, però nel teatro non puoi sbagliare, no? E quindi è la scuola per eccellenza, e avere 400 compagnie nella città, è evidente che il cinema poi solo ha da guadagnare, no? Basta solo l'idea e una buona regia. E in un paese dove abbiamo circa 5.000 studenti di cinema, anche lì l'offerta è un problema, per dire, non è un problema, no? E dove, per la verità, un po' tutti questi studenti sono o frequentano scuole molto prestigiose. L'ENERC e la Università del Cinema sono due istituzioni che formano talenti da dove sono venuti fuori i più grandi giovani di questi anni, no? Quindi è un cinema che ha una vitalità, che è anche frutto di un aspetto che non c'è altrove in America Latina. Io lo dicevo tempo fa, per dare un'idea di Buenos Aires, qui magari è più facile perché ci sono più persone che conoscono o che provengono dall'Argentina. Basta mettersi in un terrazzo, un terzo o quarto piano, e uno vede passare tutta l'Europa in mezz'ora. O no? Sì, no, ci sono tutti. Non, io pensavo che non c'erano gli svedesi, invece ci sono pure gli svedesi, no? No. È impressionante, cioè, è questa contaminazione, no? Questo incontro tra tante culture, perché l'emigrante non è che prima di partire le fanno il lavaggio del cervello, no, parte con la sua cultura. E naturalmente poi là c'è stata la città. A differenza di altri paesi, come possiamo pensare il Brasile. In Brasile ci sono circa 7 milioni di gente di origine veneta, nel sud del Brasile, no? E se qualcuno mi domanda cosa ha prodotto culturalmente la presenza veneta, è pochissimo. Ma non perché fossero dei deficienti, ma semplicemente perché abitavano, magari no, qualcuno c'era, magari bitonci sì, però non tutti sono bitonci. Come dire, stavano uno a distanza di 5 km dall'altro, e questo evidentemente non aiuta a far sì che l'incontro tra gli umani possa produrre poi un qualcosa che è la risultante della contaminazione. In Argentina tutti sono approdati a Buenos Aires, da dove venissero. Se uno va a frequentare l'hotel dello emigrante, che era un palazzo enorme, che oggi è abbandonato, deve essere un monumento nazionale perché è parte della storia di quel paese,
e da lì la gente poi si spostava altrove nella città, o nella città, nel paese, a tal punto che era talmente grande il concentramento di europei nella città di Buenos Aires che ci fu un ministro, Crotto, che era d'origine vicentina tra l'altro, che emanò un decreto che permetteva agli emigranti di viaggiare gratis nei treni merci. Questo era per sfoltire Buenos Aires, no? Perché era però l'incontro fra tutta questa gente è evidente che provocò poi una risultante straordinaria e questo si riflette ovviamente nella produzione culturale. Un film come quello di Taretto di oggi potrebbe sembrare molto europeo, è un film molto universale, perché la problematica che lui tocca nel 2011, che la pensò nel 2009, che incominciò a realizzare nel 2010, che la finì nel 2011, no? È una problematica che oggi è in tutti noi, cioè non ci si scappa nessuno di questo problema. E, certo, ha una sceneggiatura straordinaria, perché è di una prolissità, credo che non ci sia termine a casaccio nel film, se uno lo analizza e lo rianalizza, no? Cioè, a primo colpo magari possono sfuggire delle cose, ma se io l'ho rivisto ieri, per averlo un po' più fresco per oggi, no? Quindi oggi quando l'ho proiettato io andrò a fumare una sigaretta fuori, perché no? Più volte il film, te lo dice il regista di qualsiasi film, oh, basta, io vado fuori, e rientrano quando il film è finito, perché e ogni volta colgo qualcosa di nuovo, perché il film offre a molti spunti che non si colgono alla prima occasione. E pensiamo che è un'opera prima, perché lui aveva fatto dei serial televisivi, Gustavo aveva fatto dei corti, 4 o 5, aveva fatto perfino un corto di quel film, no? Come primo approccio al problema. Quindi era il suo primo lungometraggio. Penso che non abbia, qualcuno ha detto che era un po' lungo, no, non è lungo, i tempi del film, il respiro del film, ma un film come questo qua, senza quel respiro, non riesce a comunicare quello che deve comunicare, perché anche il silenzio parla, no? Cioè, come si può dire, la sensibilità del regista si trasmette anche nelle pause, nei silenzi, no? Per cui non è che sia lungo, è che se tu vuoi un film pubblicitario, certo, in 30 secondi ti comunicano che devi comprare quella roba o quell'altra, no? Ma non è questa la storia di questo film e non lo voleva essere assolutamente, no? Cioè è un film pensato, è un film sicuramente, io non conosco la storia della sceneggiatura, ma sicuramente fu motivo di discussione, di rediscussione, di confronto, perché c'è un dato che manca oggi nel cinema italiano, il discutere le sceneggiature con altri registi. Nei tempi del neorealismo, se uno guarda la storia, legge la storia del neorealismo italiano, prima che un film fosse, come dire, andasse alla filmazione, la sceneggiatura era passata da 10-15 registi. Non è così oggi nel cinema italiano. Ognuno si tiene il progetto per sé. L'individualismo, come dire, l'ha fatta grande e l'ha fatta grossa anche. In Argentina e in America Latina, per esempio, il grande salto di Paolo Larraín è stato quello di discutere Tony Manero. Tony Manero, il secondo film, quello che era poi alla Quincen. Lui ha capito che la sceneggiatura fu il problema del primo film. Col secondo film lo ha discusso con 40 persone diverse, no? E si è visto poi, si è visto. E quindi è molto probabile che la sceneggiatura di Medianera sia stata motivo di discussione con più persone e quindi poi lui ha tirato la sintesi e ha fatto quello che sicuramente era necessario fare, per cui il film è raffinato, i tempi sono giusti, io non vedo come poteva essere più rapido, no? Ora, Taretto è uno che si iscrive all'interno di una generazione, io avevo accennato
avevo elencato un lungo elenco di registi che hanno avuto grandi riconoscimenti internazionali. Non so, Lisandro Alonso, Daniel Burman, Israel Adrián Caetano, anche se Israel Adrián Caetano è uruguaiano, non è argentino, però tutta la sua produzione cinematografica l'ha fatto in Argentina. Bruno Stagnaro, figlio di Juan Bautista, Paolo Trapero, e io ho aggiunto a Lucia Puenzo e a Fabián Bielinski, quello di Nueve Reinas, che voi sicuramente non avete visto, e sicuramente un giorno occorrerebbe vederlo in questa sala, perché è un film straordinario, no? Fabián ha fatto poi Laura, tutti e due sono passati, cioè il film Nueve Reinas ha vinto il primo premio a Trieste, dopo tre anni fu comprato in Italia, dopo altri tre anni gli americani hanno fatto il remake. Noi modestamente lo abbiamo un po' scoperto a Trieste, no? E devo dire che Bielinski ha fatto poi Laura, e Laura è il suo ultimo film, il suo secondo e ultimo film. Fu una produzione della K2 della Francia, e quando iniziava la promozione Fabián è morto in un albergo di Sao Paolo di un infarto durante la notte. Infatti un giorno ero andato con lui a cena, a una festa che... No, chiudo con questo, per non interrompere il racconto su Fabián, dico perché vi devo stimolare a vedere Nueve Reinas. Era una festicciola che faceva Paolo Trapero, e lui mi dice: Rodrigo, andiamo a quell'altra sala dove non si fuma, perché il medico mi ha detto che non devo evitare il fumo. Era annunciata, e lui è morto, e quando le ho chiesto alla produttrice, alla distributrice e produttrice francese, il film allora era 35 mm, mi ha chiesto un fee e mi ha chiesto il trasporto. Io gli ho detto che io non li pagavo né il fee né il trasporto. Io quello che volevo fare era un omaggio a Bielinski, che era un amico che se n'era andato anzitempo. E curiosamente, se l'ho fatto per scritto, e curiosamente l'ho convinta, perché mi ha inviato il film e ha pagato l'andata e il ritorno. Questo per dare l'idea che l'umanità anche nel cinema non si perde.